acqua pubblica e interessi privati. C'è il tecnico della vista, no? Allora il Padre Eterno guardò intorno, divise l'acqua e gli terreni asciutti, dicendo: l'acqua mo sarà di tutti. E poi si fece notte, il terzo giorno. Così la Bibbia narra la creazione, però adesso ci vogliono coglionà e dall'acqua alla CSPA per fare i sordi e la speculazione. Non c'è niente da fare, se siamo accorti che ai poveri cristi vi è quello che viene, che a comandà sono i poteri forti, che i referendum sono solo illusioni, e Zingaretti fa: io so per bene, e allora tira fuori gli coglioni. Allora, sono molto emozionato in questo momento, ovviamente un'emozione molto forte, perché questa sezione si intitola Non passa lo straniero, ovvero Brutti, sporchi e cattivi, come il film di Ettore Scola, e parla dei problemi dell'immigrazione, dei drammi che avvengono nel Mediterraneo, dell'accoglienza, dell'integrazione. E quando ho comunicato questa mia intenzione di fare questa particolare sezione dello spettacolo alla sala stampa del Vaticano, mai mi sarei atteso di ricevere un messaggio direttamente dal Sommo Pontefice Papa Francesco, che ci tengo a leggervi. Ora, naturalmente, Papa Francesco me l'ha mandato in latino. Io dall'alto, modestamente, dei miei 54 sessantesimi alla modalità classica, mi sono permesso di tradurla direttamente io. Ecco il messaggio di Papa Francesco. Cara vecchia Europa, per secoli e secoli, con i tuoi eserciti dotati sempre di armi all'avanguardia, hai invaso, a volte sterminato, conquistato e colonizzato gli altri quattro continenti. Cara vecchia Europa, ora non vuoi che dei poveri diseredati, disarmati, senza speranza e senza futuro, entrino nei tuoi confini? Cara vecchia Europa, ma vaffanculo! Ora voi capirete che sono passati più di 30 anni dalla maturità classica, quindi può darsi che qualche errore di traduzione ci sia, insomma, però ecco. Ci tenevo a leggervi questo messaggio del Sommo Pontefice. Allora, la prima poesia che vi leggo, e non è un sonetto, sono delle rime sciolte, si chiama AAA, Antirazzista Anonimo Anguillarino, e è dedicata, in generale, perché siamo anguillari, insomma, è dedicata a tutti coloro che iniziano i discorsi dicendo: io non sono razzista, però... Me ne stavo beato ai giardinetti a pomiciar col sole marzolino, che rompe sti momenti benedetti uno che parla col telefonino. Oh, ma che tempo è, io razzista? Non me lo devi dire manco per scherzo, ma anguillara così non si è mai vista, non la conosco più, mi sento perso. Sti popoli dell'est, ma che ignoranti, i polacchi, i rumeni, gli albanesi, vogliono essere trattati con i guanti, se non li paghi poi fanno l'offesi. E i negri che ti fermano per strada per penne delle garze arte e basse, e non se ne può più, sono masnata, vorrei sapere se pagano le tasse. E poi c'è il muso giallo o il cinese, c'è il negozietto nuovo ogni mattino, ormai se sta a comprare tutto il patrese, vedrai, ci sembrerà di sta a Pechino. Mentre parlava, sbriciolava il pane, con l'animo gentile e il cuore fiero, lo dava un pasto dentro le fontane ai pesci rossi, non a quello nero. Questo è un qualche cosa che ci lega moltissimo con Nadia,